Adesso, se non ci sono più domande o questioni che abbiamo lasciato irrisolte, lascio a Bruno la conclusione. Ha iniziato e conclude l'incontro. Sì, grazie. Come ha detto prima il professor Comi, oggi è stato un giorno di lavoro, di approfondimento, ma è stato anche, secondo me, un giorno di festa, perché celebriamo veramente il conseguimento di un risultato che sembrava un sogno, sostanzialmente. Qualche anno fa, pensare di raggiungere quello che oggi siamo riusciti a fare sembrava quasi di favoleggiare, ma così non è stato. A 3 anni dalla fondazione di AICA3 siamo di fronte a qualcosa di concreto, confrontarsi sulla distrofia muscolare dei cingoli da deficit di calpaina 3. Dal gene al paziente. Sì, il paziente, perché dietro una malattia c'è sempre una persona con la propria storia, il proprio vissuto, che chiede solamente di essere aiutata. Mi auguro di essere riusciti nel nostro intento di aprire una conoscenza più chiara e allo stesso tempo complessa della distrofia muscolare dei cingoli, offrendovi spunti di riflessione e aiutandovi a trovare delle risposte, magari anche quelle non esaustive. Vi abbiamo voluto qui, ricercatori, medici e pazienti, perché crediamo nella circolarità della comunicazione, affinché il convegno fosse un momento di condivisione di un problema che va ben al di là del semplice disturbo funzionale che limita il normale svolgimento della vita e delle relazioni di coloro che sono affetti da distrofia, il loro adattamento, la motivazione a continuare, il loro desiderio di riuscire, col rischio di abbassare drasticamente la fiducia in se stessi. Abbiamo chiamato a confrontarsi competenze e sensibilità diverse, dal mondo della ricerca a quello dell'evidenza clinica, tra l'associazione di pazienti, AICA3, ai pazienti stessi, anche se non si sono raccontati molto oggi. Non importa. Relatori, come avete sentito, capaci di analizzare la situazione attuale nei suoi molteplici aspetti e di interpretare le implicazioni e le prospettive che comporta affrontare questo cammino e gli strumenti a disposizione per raggiungere il nostro obiettivo. L'interesse e l'attenzione con cui il convegno è stato seguito testimoniano sicuramente la percezione condivisa della necessità di un confronto e di una responsabilizzazione che coinvolgano il mondo della ricerca e l'Associazione Italiana Calpaina 3, soprattutto con l'obiettivo di aprire prospettive positive nei prossimi anni. Un cammino è stato intrapreso e secondo me siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti.